potenza della Redemptio, quindi di capo a Mutis, un grande beato, un grande santo, che ancora oggi è presente nel nostro cuore e nella nostra vita, suscita l'entusiasmo, la fede, l'appartenenza al Signore Gesù con il nostro cuore. E allora ringraziamo il Signore perché questa sera siamo riuniti e perché insieme al Beato Carlo Acutis possiamo celebrare con tanta dignità, con tanta fede, con tanta consapevolezza che è bene immergere la nostra vita nel cuore di Cristo. All'inizio della Santa Messa, innanzitutto chiediamo perdono al Signore per i nostri confesso.
Preghiamo perché questi valori si attengono e perché
questi valori che dicono continuità della storia, fermento di fede, grazia di Dio, possano essere da guida per tutti voi, la famiglia, nel nome del Signore Gesù. Ma preghiamo anche per la pace del mondo intero. Affidiamo, come affidiamo alle famiglie, al cuore di Gesù, affidiamo questo nostro mondo, questa nostra città, al cuore di Cristo. Il nostro paese, da dove proveniamo, il mondo intero, perché molto bisogno di pace, perché così le cose non va bene. Adesso magari siamo più preoccupati per il caldo, però è vero, comunque ci sono dei valori che a volte abbiamo. Siamo dimenticati, e adesso che stiamo facendo le spese, dovremmo pregare il cuore di Cristo perché ci dia quella piacerella fine e salutare che abbiamo bisogno che porti un po' di fresco. Una volta si pregava tanto per la pioggia, no? Nei periodi di siccità, oggi ce ne siamo dimenticati, eppure guardate quanto è essenziale, sora acqua. È essenziale, ce ne accorgiamo in questi giorni. Oggi è venuto una tempesta che alla fine comunque non ci ha soddisfatti, sono magari un po' di fresco in giro per le strade, ma poi vedremo i prossimi giorni. Ma questo dice che noi abbiamo bisogno di questo elemento e lo chiediamo con forza con la nostra preghiera. Un'altra cosa vorrei dire prima di aggiungere magari un pensiero sul Vangelo e quindi sulla festa di oggi. Come vedete, noi abbiamo qui la Bibbia di Carlo Acutis. Penso che tanti di noi siano andati ad Assisi e abbiano pregato sulla sua tomba. È beato. Perché questa sera, che è una sorpresa, però è bello avere tra di noi questo santo, questa Bibbia, che viene da Assisi. Carlo Acutis era innamorato di questa città perché ci sono stati due miracoli eucaristici e lui andava a volentieri da Assisi. E allora la mamma di Carlo Acutis ha regalato questa reliquia al vescovo di Assisi. E quindi noi oggi ne beneficiamo, ringraziamo il Signore. Però vorrei chiedere a lui, noi abbiamo già il nostro quadro, quando abbiamo da un anno a questa parte sistemato la chiesa, oltre ai nostri santi francescani. Ecco, mi sono preoccupato di mettere in particolare tre santi che non sono francescani, però per noi sono importanti. Uno è Santa Rita, che già per tradizione c'è nella nostra chiesa, e gli altri due sono una la Beata Alice, che è qui di casa nostra, anche perché molti non lo sanno, ma la Beata Alice veniva in questa chiesa a pregare, si metteva di ginocchio a pregare la Beata Vergine Maria. Ecco perché c'è anche il suo quadro. Oltre a averci regalato una pianeta che era, chiamiamo, sacrestia, la sua veste nuziale, prima che facesse la sua scelta di essere suora, eccetera, quando si era sposata, e poi lei l'ha ricamata a mano. Perciò per noi questa reliquia è una grandissima dimensione. E poi mi sono preoccupato di mettere appunto il quadro di Carlo Acutis, questa sera abbiamo anche appunto la reliquia. Perché parecchi anni fa, ancora prima del Covid, quando Carlo Acutis non era stato riposto nella chiesa della Spoliazione, dove ci sono i nostri frati cappuccini, era ancora il cimitero, e un giorno io passavo di lì con il mio amico Crate e avevamo parcheggiato vicino al cimitero e mi dice: senti un po', Roberto, dobbiamo andare a pregare sulla tomba di Carlo Acutis. Io sono rimasto un po' lì, ignorante come ero, nel senso che non conoscevo la storia di Carlo Acutis. Abbiamo fatto fatica a trovarlo, però alla fine abbiamo pregato. E da quel momento, sentendo parlare questo amico Crate di Carlo Acutis, sono un po' innamorato anch'io di questa figura. Perché è
emergono tre cose che dobbiamo ricordarvi e sono essenziali al cammino della santità e sono la sintesi di questo beato. Primo, un grande amore verso l'Eucaristia. La seconda cosa, una grande devozione nei confronti della Beata Vergine Maria. E la terza cosa, il farsi povero tra i poveri. Erano le tre caratteristiche, infatti, poi c'è stato il processo per la sua beatificazione, eccetera, vengono messe in risalto queste tre cose. E dici, non si diventa santo amando l'Eucaristia, pregando la Vergine Maria e vivendo la carità verso il prossimo. Ecco, e non ce l'ha dimostrato. A 15 anni aveva già compiuto tutto, allora vado dentro e leggo, dico, vieni in paradiso, perché poi lascerai solo il tuo segno, la tua opera, però sarai. L'ultima cosa, vorrei spendere due parole per il Sacro Cuore di Gesù. Noi siamo tutti innamorati del Cuore di Cristo. Non venite a dire che non siete innamorati, se non piaccio a Cristo. Ok. È vero che siete innamorati anche dei frati, che ci volete tanto bene, però prima di noi siamo, come dire, innamorati del Cuore di Cristo. Pensate, oggi rifletteremo. L'arte paleocristiana aveva già iniziato a pensare al cuore di Cristo. In che modo? Riflettendo appunto su questa pagina del Vangelo, noi abbiamo delle raffigurazioni all'inizio dei primi secoli, dove si vede il Cristo, la Roma, le catacombe, dove si vede il Cristo che prende sulle sue spalle una pecorella. Interessante, nasce dai primi cristiani questo tipo di iconografia riflettendo su questa pagina, su queste pagine del Vangelo. Ma non solo, voi sapete, in molti modi lo Spirito Santo parla. E allora dobbiamo lasciar parlare, non ci sono 2000 anni di cristianesimo. A un certo punto nel 1800 ha suggerito che questo buon pastore ha una caratteristica particolare, quindi il cuore di Cristo, Santa Maria Margherita, e qui si è sviluppata tutta questa devozione, c'era anche qui alla fine del 1300, se leggiamo alcuni scritti di questo santo che è Santo Bonaventura, la maggiore regione francescano, cardinale 500, si parla già del cuore di Cristo, stamattina dell'ufficio delle letture verso le 6. Leggevo alcuni scritti di questo santo, mi commuovevo, no? Io solitamente al mattino, a quell'ora lì non mi commuovo, però questa mattina parla delle pagine stupende sul cuore. Bene, comunque nel 1800 inizia tutta questa devozione del cuore di Cristo, che non è da poco. Alcuni la dedicano, sostengono che cose da cristiani che strappalacrime, eccetera. Tengo la devozione del Sacro Cuore di Gesù, veramente una devozione bellissima che ci riempie di Cristo. Avete mai provato nel vostro intimo, magari chiudendo gli occhi, a inserire la vostra vita nel cuore di Cristo? E cosa avete provato in quel momento? Ma che gioia, che paradiso! Ebbene, poi cosa succede? Arriviamo quasi ai nostri giorni, ecco. Il cuore di Cristo nasce, ecco, quindi vedete come lo Spirito Santo lavora attraverso quello che è la devozione a Gesù misericordioso, la divina misericordia. Vedete come lo Spirito Santo ha parlato lungo la storia. Oggi ci parla in modo particolare attraverso questa misericordia che all'inizio 2000 anni fa già erano consapevoli cristiani. Oggi dice il Signore Gesù, guarda che il mio cuore è misericordioso. Perché è misericordioso? E qui si sviluppa tutta la questione che riguarda i peccatori. E qui ci siamo di mezzo anche noi, cari fratelli, mi raccomando. Guardate che in Chiesa
vanno i santi, andiamo noi come peccatori. I santi poi ci faranno, ci metteranno la prima, ci pensano a parte terra, a parte terra, a parte terra, però andiamo noi che siamo peccatori, perché comprendiamo. Guardate, il cuore misericordioso di Gesù, che è tutto attento a ognuno di noi. Alcune caratteristiche. Provvede i nostri bisogni, guarisce le nostre ferite, ci protegge dagli animali selvatici, cioè dal diavolo. Guardate che chi ama Gesù dal profondo del suo cuore è attaccato in tutto e per tutto dal maligno. Voi me lo dite nei pensieri, nelle azioni, nelle cose, ma è micidiale. Dobbiamo fare di tutto entrando nel cuore di Cristo per riputarlo nell'inferno, perché quello è il suo posto. Lui è invidioso, è rabbioso, perché noi abbiamo l'amore da misericordia. Lui ne ha tratto dalla misericordia, ma per combatterla. Noi siamo attratti, ma per amore, per entrarci. E poi la caratteristica è che questo cuore, questo buon pastore, è talmente distante che non ci vuole. Ci conosce a uno, sa i nostri nomi. Persino il numero dei capelli che abbiamo sul capo, anche di quelli che non li hanno più perché sono pelati. Però ci conosce nell'intimo ed entra nella nostra storia. Tanto è vero che una volta che ci ha recuperati, perché ci siamo perduti, lui è stato di gioia. Lui va in corso, di corsa dal padre e gli dice: sai, ti ricordi quando là in centro e l'ha fuggito? L'ho ripresa e l'ho riportata all'ovile. Perché l'ha riportata all'ovile? Perché l'ovile è la nostra casa, è la nostra chiesa, è la nostra vita. E allora dice proprio questo. Cari fratelli, la cosa più importante è che è talmente affascinante la sua ricerca per ognuno di noi, che tutte le volte che capiamo ce ne accorgiamo quanto abbiamo bisogno di lui, e ce ne accorgiamo quanto abbiamo bisogno di lui, non quando le cose vanno bene, ma quando ci vanno male. Questo non sta a significare che dobbiamo peccare per dire allora che accorgiamo. Misericordia infinita, perché dentro a questa misericordia c'è tutto, c'è Dio, e io me lo auguro di incontrare con questa misericordia questo cuore santissimo. Conclude Giovanni con il mio anch'io: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, che ringraziamo. Ringraziamo Gesù per il tuo cuore. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci metti nel tuo cuore. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché dove andremo senza di te? Cosa saremo senza di te? Abbracciami di noi, Signore Gesù, questa sera. Te lo chiediamo per l'intercessione del nostro caro cuore. Ci ha donato Vorrei chiedervi ancora un momento insieme. Rendiamo lode il cuore di Cristo con le dita mie e poi con l'atto di consacrazione al cuore di Gesù. Chi può aspettare in giro?
cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre, cuore di Gesù formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, cuore di Gesù unito alla persona del Verbo di Dio, cuore di Gesù di maestà infinita, cuore di Gesù Tempio Santo di Dio, cuore di Gesù tabernacolo dell'Altissimo, cuore di Gesù dimora di Dio e porta del cielo, cuore di Gesù fornace ardente di amore, cuore di Gesù santuario di giustizia e di carità, cuore di Gesù pieno di bontà e di amore, cuore di Gesù oceano di tutte le virtù, cuore di Gesù degno di ogni lode, cuore di Gesù re e centro di tutti i cuori, cuore di Gesù in cui sono tutti i tesori della sapienza e della scienza, cuore di Gesù in cui dimora tutta la pienezza della divinità, cuore di Gesù in cui il Padre si è compiaciuto, cuore di Gesù dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, cuore di Gesù desiderio della patria eterna, cuore di Gesù paziente ricco di misericordia, cuore di Gesù generoso verso tutti coloro che ti invocano, cuore di Gesù fonte di vita e di santità, cuore di Gesù che ha espiato i nostri peccati, cuore di Gesù colmo di insulti, cuore di Gesù martoriato per i nostri peccati, cuore di Gesù obbediente fino alla morte, cuore di Gesù trafitto dalla lancia, cuore di Gesù fonte di ogni consolazione, cuore di Gesù nostra vita e risurrezione, cuore di Gesù nostra pace e riconciliazione, cuore di Gesù vittima dei peccatori, cuore di Gesù salvezza di chi spera in te, cuore di Gesù speranza di chi muore in te, cuore di Gesù gioia di tutti i santi, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il suo ave rifugio nelle prove della vita, il vento sicuro della nostra salvezza. A te io mi consacro interamente, senza riserve per sempre. Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore, della mia mente, del mio corpo, della mia anima, di tutto me stesso, i miei sensi, le mie facoltà. I miei pensieri, i miei affetti, il suo tutto ti dono e ti offro, tutto appartiene a te, o Signore. Voglio amarti sempre di più, voglio vivere e morire di più. Fa, o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola, il mio battito, il mio cuore, sia tu in testa di Dio, che l'ultimo respiro sia un altro ardentissimo e purissimo amore per te. Amen. Sacro cuore di Gesù, confido e spero. Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiamma di santo amore. Sempre dal tuo figlio impariamo a riconoscerlo nei tuoi per Cristo nostro Signore. Ora vi verrà partita la benedizione e dopo la benedizione ci sarà un canto di adorazione eucaristica perché inizierà l'esposizione del Santissimo che andrà avanti fino a domani mattina alle 7. Poi noi frati, se
verrà riposto nel tabernacolo santissimo, perché noi raccogliamo le doti e dopo la messa, alle 7:30 ci sarà la Santa Messa, e alle 8 quindi riprende l'adorazione fino a mezzogiorno. E quindi due cose che vi direi: se è possibile trovarci anche durante la notte, uno poi veda l'orario che vuole passare in presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento. Ci sono delle ore, dalle 2 alle 3, alle 4, alle 5, insomma, che c'è poca gente che si è iscritta. Se qualcuno vuole venire a quell'ora, è ben accetto. La reliquia, io ringrazio Brela, che proviene da Asti, che tra l'altro è terziario francescano. Ringrazio appunto perché ci ha permesso di vivere questa sera, questo momento e questa occasione. Ecco, la reliquia direi che non toccando appunto perché se no cade, vedete, purtroppo per le norme Covid non possiamo facciarla. E quindi vi mandiamo un saluto vicino, un bacio, così ecco, non si può toccare. Domani sera ci sarà, come ho già detto, la preghiera alle 21, alle 22, ricordando la regina della pace, sempre l'esposizione del Santissimo. Gli organizzatori del pellegrinaggio di Medjugorje dal 27 di agosto al 2 di settembre chiedono appunto di iscriversi. Tra l'altro lo guiderò io personalmente il pellegrinaggio, anche perché a Medjugorje dal 1984 mi risulta che sono andato fino a 100 volte, poi dalla centesima volta non mi contavo, e quindi mi sembra che qualcosa di Medjugorje un pochettino conosce, va bene, quindi comunque lo guiderò io. Ecco, questa notte ci sarà un momento, questo bellissimo, di adorazione, e prego tutti di pregare per le intenzioni che ho espresso durante la omelia o durante questa santa messa. Il Signore sia con voi.
sacrificio, nel Santissimo Sacramento. Gesù, grazie per questo dono. Grazie, oh Signore, per questo dono di Dio. Grazie, oh Signore, perché questo dono ci rende i tuoi amici per sempre. Signore Gesù, accogli la preghiera di questa sera, di questa notte, la preghiera di ognuno di noi, affinché possiamo stare con te, farti compagnia, affinché, oh Signore, in questa santa notte possiamo gustare l'amore del tuo cuore e ringraziarti.